Benvenuti amici ascoltatori, siamo su Web Live TV, questa è Music Destination, con noi Giulia Pratelli. Ciao Giulia! Ciao, ciao, grazie, è un piacere essere qua. Giulia, partiamo subito con una di quelle domande che spesso spiazza. Chi è Giulia di tutti i giorni e Giulia artista? È la stessa persona, è una cantautrice, una persona che vive di musica in tutti i sensi, che adora scrivere in molti modi, però insomma la forma musicale è la mia preferita sia nella vita di tutti i giorni che in quella artistica, diciamo. Senti, qual è il tuo background musicale? Da dove arrivi? Io come ascolti dici o come esperienza personale? No, anche come ascolti, diciamo, da chi sei stata folgorata quando hai avuto così il primo impatto con la musica? Sicuramente il mio ascolto è sempre stato molto vicino alla musica italiana e soprattutto anche al cantautorato, perché è quello che ho conosciuto, che ho trovato a casa, che ascoltavano i miei genitori e che poi mi ha anche in un certo senso maggiormente influenzata e accompagnata anche negli ascolti da grande. Uno sicuramente che mi ha colpito tantissimo e che mi ha un po' anche sconvolto è stato Fossati. Quando ho conosciuto la sua musica mi sono sentita molto coinvolta, ma anche Led Zeppelin, Ella Fitzgerald, quindi insomma ho avuto ed ho gusti molto, molto vari. Senti, oggi con le piattaforme, quelle digitali, abbiamo un accesso musicale enorme, no? Cioè cosa che tanto tempo fa ovviamente non c'era. E com'è essere artista nell'epoca dei 50 milioni di brani? È difficilissimo, è una cosa molto difficile, molto dispersivo, è difficile anche in qualche modo far vedere che ci sei, no? Perché ci sono talmente tante cose, tu sei sempre lì, sei sempre tutto a portata di mano, ma proprio perché tutto è a portata di mano diventa sfuggevole, diventa troppo veloce, però insomma proviamo a resistere, no? In qualche modo a far sì che quella presenza abbia un senso davvero, soprattutto per le tante o poche persone che in qualche modo hanno piacere di seguirci, e quindi secondo me si può provare a convivere con questa cosa, anche se magari non è la dimensione che vorremmo. In tutta questa offerta musicale, ovviamente c'è però anche la possibilità di ascoltare anche sonorità un po' diverse, no? Che prima non si ascoltavano. Oggi c'è anche è facile ascoltare, non so, un artista, non so, boliviano come cinese, che prima era praticamente impossibile. Quanto aiuta questo a un artista giovane? Ma guarda, in realtà la dà una mano sia nell'ascolto, proprio te lo dico da ascoltatrice. Io, per esempio, ho scoperto, perché me l'ha consigliato Spotify anni fa, Indizara, che poi è diventata una delle folgorazioni di cui parlavamo prima, che è una cantautrice marocchina, poi francese, e che scrive in berbero, in francese, in inglese, ma non l'avrei mai conosciuta probabilmente se non ci fosse stato questo suggerimento, no, della rete. E, da artista è bello, perché magari a volte riesci a raggiungere persone che vivono anche in paesi lontani o che non avrebbero nessun altro link con te, ma che grazie a un suggerimento, no, una playlist automatica o qualcosa di simile, invece ti conoscono e poi scelgono di rimanere con te, quindi ha i suoi lati positivi. Senti, a proposito di playlist, qual è la tua playlist di comfort zone, se ce l'hai? Guarda, ne ho tantissime, le adoro, ne faccio un sacco, poi mi perdo, mi disperdo, però devo dire che quella, almeno dal momento in cui inizia l'inverno a quando finisce, sono quelle delle canzoni natalizie, le mie playlist di comfort zone, anche a gennaio e febbraio. Senti, invece quella che invece non vuoi far vedere a nessuno, ognuno di noi ha quella playlist, diciamo, oggi mi ascolto quell'artista che nessuno pensa, magari pensa, ma Giulia Pratelli ascolta anche lui o lei, Sai che o quel genere. ascolto tanto Liberato, che capisco che sia una cosa che sentendo le mie canzoni è assolutamente inimmaginabile, ma sono una fan di Liberato, anzi vorrei fare un duetto con Liberato, non sapendo chiaramente chi è, però l'ho scoperto tardi, ma mi sono innamorata delle sue canzoni e quindi sì, ho una playlist con le canzoni di Liberato. Mi hai anche un po' anticipato la domanda che ti volevo fare. Se avessi una bacchetta magica adesso, il feat della vita con chi lo faresti? Fitte della vita, adesso ti direi Paul McCartney, difficilissimo però. Diciamo che la rete è strana, non si sa mai. Paul, qui c'è Giulia che ti sta aspettando. Se ci stai ascoltando, Paul. c'è Giulia qui, ti sta aspettando. Senti, Magari. invece, esatto, non si sa mai. Senti, invece, per quanto riguarda la scrittura, che tipo di scrittura hai? Cioè, di getto oppure ponderi, cancelli, riscrivi, cancelli, riscrivi?
Dipende sempre molto dal brano. Ho avuto canzoni che si sono un po' scritte da sole, che ho scritto in pochissimo tempo, e magari a volte anche addirittura tutto il testo e poi la musica dopo, che invece è una cosa che se devo scegliere solitamente non faccio mai, e altre che invece mi hanno dato più filo da torcere, però in qualche modo a un certo punto c'è, no, sempre un riallineamento, e se la canzone si porta a termine, soprattutto se poi si sceglie di pubblicarla, a un certo punto avviene un click e qualcosa si rimette in equilibrio, però un metodo preciso non ce l'ho. Mi piace portare avanti, se riesco, insieme il testo e la musica, perché sono due cose che per me devono stare connesse. Certo, assolutamente, assolutamente. Senti, oggi, cioè, la musica da sempre è quella che ha avuto la suddivisione in generi nella maggior parte dei casi, no? Quindi chi faceva il rap, chi faceva il rock. Oggi invece mai come la musica si sta globalizzando, passami il termine. Molto spesso, ecco, artisti che fanno due generi completamente diversi invece si mettono insieme e creano qualcosa di entusiasmante. Come lo vedi questo miscuglio di sonorità? No, è sicuramente una cosa positiva, secondo me, anche perché è difficile darsi una casella vera, no? E rispettarla. A volte quando mi chiedono che genere fai, io non lo so, nel senso che probabilmente rientro nel pop, ma sotto altri punti di vista no. Mi piace pensare che sia musica accostabile al mondo della musica d'autrice, della musica d'autore, però è sempre molto difficile, quindi in realtà le contaminazioni sono attive. Estremamente fluida, estremamente liquida, perché no? Le combinazioni strane a volte possono dare invece dei frutti bellissimi. Assolutamente sì. E, senti, siamo a metà della nostra chiacchierata, direi di prenderci una pausa musicale, ci ascoltiamo Nel mio stomaco, che è un tuo brano, e poi ne parliamo. Si perdono le chiavi, gli indirizzi e le parole. Ci manca tutto quello che non abbiamo avuto mai, ma poi un attimo cadersi addosso, non avere bisogno di uscire, più niente da dire. Non ho capito perché ci immaginiamo il cuore come il posto perfetto per l'amore. È lo stomaco che non ci fa respirare, che si chiude, si stringe e poi canta. Nel mio stomaco c'è un posto per te, nel mio stomaco c'è un posto, nel mio stomaco c'è un posto per te, nel mio stomaco. Tu mi assomigli così tanto che mi fai quasi paura, con la vita in mille pezzi chiusa dentro un'armatura. Ti insegnerò a ballare, tanto no, non lo so fare. È così bello scoprire che tu scrivi meglio di me. Perché pensiamo sempre al cuore come il centro di ogni soluzione. È lo stomaco che dice se abbiamo ragione. Qual è la strada da prendere? La scelta. Nel mio stomaco c'è un posto per te. Nel mio stomaco c'è un posto. Immaginiamo il cuore come il posto perfetto per l'amore. Siete su Web Live TV, questa è Music Destination, con noi Giulia Pratelli, abbiamo appena ascoltato Nel mio stomaco. Parlaci di questa canzone, come arriva?
Questo brano arriva un po' con un'idea che poi mi ha guidato anche nella scrittura di tante altre canzoni e del disco intero, perché gli ha dato il titolo, partendo dalla constatazione fisica che siamo soliti dare un sacco di responsabilità al cuore dal punto di vista emotivo, ma poi in realtà il punto in cui si sentono, no, le emozioni, in cui accadono davvero le cose fisicamente è un po' più in basso, è lo stomaco. E anche se è vero che si tratta di un organo meno carino, meno inflazionato, meno cantato, anche descritto, in realtà è una parte molto importante, no, del nostro corpo e della nostra sfera emotiva. E quindi ho pensato di andare a scavare lì dentro e cercare di tirare fuori da lì le mie canzoni e le cose che avevo voglia di raccontare. Tra l'altro, l'11 gennaio, se non sbaglio, è uscito il tuo album. E Esatto. ogni volta che leggiamo, ecco, un comunicato o comunque un articolo che parla di album di giovani artisti, siamo sempre molto contenti. Perché oggi purtroppo si va avanti a singoli, no? Proprio per Sì. Spotify e cose varie. Quindi, quando vediamo un album che ha tante canzoni, siamo contenti perché torniamo un po' indietro nel tempo. Come l'hai concepito questo album? Guarda, il disco è nato principalmente, come mi è sempre successo, dai brani. Quindi io avevo una serie di brani che avevo scritto in un determinato periodo e mi sembravano tutti parenti, no? Tutti molto vicini, e avevo voglia di fare avere a loro una casa, una stessa casa, perché proprio come stavi dicendo tu poco fa, ultimamente la musica è molto più rapida, no? Rispetto a quanto si possa fare con un disco, si tende a pubblicare magari piccoli EP o singoli, però io lo vivo un pochino come un impoverimento, avevo voglia di dare così qualcosa di più completo, no? Di più articolato, e è venuto fuori questo disco poi che si è un po' anche costruito da solo come una sorta di viaggio. È un percorso che si può fare guardandosi intorno o guardandosi dentro in un certo senso, e che parte proprio con una dichiarazione, con la voglia di lasciarsi alle spalle quello che non serve veramente, passa poi attraverso tutta una serie di piccoli paeselli, no? Di piccoli step per arrivare all'ultimo brano che si chiama Non ti preoccupare, pare che è il ritorno a casa la sera, quindi conclude veramente anche fisicamente, se vuoi, un percorso. Senti, qui Adele nel suo ultimo album ha chiesto a Spotify di togliere lo shuffle, proprio perché ha detto il mio album si ascolta dalla prima all'ultima perché è un percorso, un po' come il tuo, tra Sì. l'altro. Io non ho come dire, la forza di chiedere a Spotify di togliere lo shuffle, ma lo chiederei volentieri agli ascoltatori, perché ma è una cosa che andrebbe fatta sempre. C'è sempre un motivo, no? Per cui un brano sta prima di un altro, dopo un altro, e ci sono delle dinamiche che si alternano, ci sono degli argomenti, dei racconti, no? Che si devono svolgere con un senso preciso, e quindi la trovo una scelta forte ad oggi, perché sempre il discorso dell'ascolto dei singoli ci porta a concepire la musica in un modo un po' diverso, però in realtà è una scelta giusta e sarebbe bello. È difficilissima oggi, si va troppo veloci forse per sentire un album dall'inizio alla fine, ma la scelta di Adele secondo me è giusta e condivisibile. Senti, oggi ovviamente a farlo un po' da padrone ci sono comunque i talent, no? Hanno una grossa fetta anche di mercato sotto ogni punto di vista. E nel corso degli ultimi, diciamo, anni, anche lì si è trasformato un po' il panorama musicale, no? Prima c'era l'interprete assoluto, oggi tanti ragazzi stanno scrivendo anche cose interessanti. Tu da cantautrice come lo vedi? Cioè, per te è un ritorno al cantautorato o c'è sempre stato, era solamente un po' più addormentato? Ma sicuramente c'è sempre stato, forse negli ultimi periodi c'è stata un'attenzione un pochino diversa anche a un cantautorato meno mainstream, se pensi al fatto che quest'anno a Sanremo c'è Giovanni Truppi, che l'anno scorso avevamo, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, Colapesce e Di Martino, però comunque insomma sono artisti che vengono un ambiente occidentale. Anche Brunori, il successo di Brunori, che è stato un po' tardivo, no? Rispetto a chi lo seguiva veramente da sempre, ci dimostrano che il cantautorato, la musica d'autore e d'autrice ci sono, esistono e purtroppo spesso hanno meno spazio. Indubbiamente il fatto che anche nei talent, che sono seguitissimi, se ne parli può essere positivo, sicuramente. Senti, lo faresti un talent? Adesso no, forse qualche anno fa ti avrei detto di sì, o comunque ti avrei detto che lo volevo scegliere bene. In questo momento credo di no, perché
cioè, la mia dimensione è un'altra, principalmente, quindi insomma quella velocità lì dettata dalla televisione, no? Anche l'estetica televisiva, il fatto che si tratti di un programma all'interno del quale c'è la musica, forse non è il posto giusto, è il posto anche in cui saprei dare il meglio e saprei sfruttare appieno le potenzialità del mezzo. Tra l'altro mi sono sempre messo un po' nei panni, non sono un cantante ma neanche un cantatore, mi sono sempre messo nei panni di un cantatore a cui viene assegnato un pezzo che non è proprio nelle sue corde e di una difficoltà estrema, perché ovviamente ti snatura un po' anche. Sì, poi comunque c'è una scelta degli abiti, una scelta delle coreografie, che è tutto sempre bellissimo e pazzesco, però è anche vero che quando poi esci le persone ti conoscono per come ti sei presentato lì, e quindi se una volta tornato a casa per partire per suonare non hai voglia di metterti le piume, no, e il super trucco, o comunque di presentarti come sei stato presentato, la tua arte anche, no, ne può risentire, la tua persona anche ne può risentire. Assolutamente. Senti, voi artisti avete sempre un cassetto in cui c'è qualcosa in lievitazione, diciamo così, o che sta in fase di preparazione? Nel tuo che c'è? Nel mio ci sono un sacco di cose. Ho provato l'esperienza della radio a dicembre, perché ho fatto un piccolo programma radiofonico durante il periodo dell'avvento su Radio Icaro, facendo proprio un piccolo calendario con un brano diverso ogni giorno, e mi sono galvanizzata tantissimo e mi piacerebbe poter lavorare ad un nuovo programma radiofonico. Ho un'idea, vedo adesso se riesco a realizzarla, e poi ho in mente un altro disco da realizzare prossimamente, ho altre canzoni da scrivere e voglio portare avanti il progetto dedicato alla musica di Lucio Dalla, che ho da un po' di tempo, dal 2018, con Tommaso Novi, Luca Guidi e Giorgio Mannucci, che sono tre cantautori e persone importanti con cui appunto condividiamo questo bellissimo progetto, che si è un attimo fermato a causa delle restrizioni sulla musica dal vivo, ma noi contiamo di continuare a portarlo avanti. Esatto, anche noi non vediamo di tornare ai concerti, perché ci manca molto quella parte. Speriamo che si sblocchi al più presto. Senti, l'ultimissima domanda prima di salutarci, e per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, dove e come ti trovano? Mi trovano su tutte le piattaforme digitali, volendo, quindi possono ascoltare l'album che sta arrivando anche in formato fisico, quindi si potrà anche acquistare e toccare, che è una cosa che non vedo l'ora di fare, perché poter toccare un lavoro, no, a cui si è dedicato tanto tempo è sempre un'emozione grande. E poi mi trovano su tutti i social, ma non sono su TikTok, però vabbè, Instagram, Twitter, Facebook, volendo c'è un canale Telegram che si chiama Novitelli, che è super aggiornato, quindi ci sono molti modi per rimanere in contatto anche senza TikTok. Perfetto, quindi amici ascoltatori, seguite Giulia Pratelli, perché come diciamo a Roma è gagliarda e tosta, quindi seguitela, condividete la sua musica, comprate il suo album perché è forte. E Giulia, grazie. Ti ringraziamo per essere stata con noi e grazie a voi, ci sentiamo al prossimo progetto. Molto volentieri, grazie. Ciao Giulia. Ciao.